prima asperità della giornata, un maestoso cavalcavia. Dopo ogni salita c'è una grande discesa. Jogging. La discesa. Sbarrato praticamente tutto qua. Ehi, allora. Sono veramente indecenti le strade. Ci te ne accorgi veramente, fanno schifo, o meglio fanno proprio cagare. Eccola là, l'ho appena detto. Bellissima piazzetta Vescovado. C'è un po' di slalom. Ed eccoci nella meravigliosa piazza del Duomo. Deserto anche qua. Tutto chiuso. E vai. Bello. Bello, bello. Spaziale veramente. Dovrebbero essere uffici comunali, piazza
Paolo VI. Bellissima zona di via Beccaria. E da qua si sbuca in Loggia. Mercato. Palazzo del Brunetto. Dietro alle mie spalle ci sono i match delle Ure. Battista e Tone, i due campanari. Los dos campanaros. Giusto grammatica. Qual è il 48? 'Smog. Bellissima piazzetta del mercato, ma il mercato è rimasto ben poco. Prego.
Ed eccoci al famosissimo rinoceronte. Molto bene. Ciao rinoceronte. Di discesa non guasta mai. Realtà, ma è così. Anche qua alla Coni, vieni su. Storia abbastanza desertificata. C'è un po' di gente perché hanno aperto Vitalmark, un nuovo supermercato, e il McDonald's, se no sarebbe praticamente capottata. Cercare un posto un pochettino al sole. Giù sotto la chiesa,
che incrocio. Destra, ex tribunale. E che cazzo, cammina in mezzo alla strada. Porco Dio. Finalmente vado a farmi un giro in bici dopo 2 anni di inattività. Rapportino leggero, ma le gambe sono pesanti, il fiato è corto e chi più ne ha più ne metta. Sono partito da un quarto d'ora, vado in direzione Brescia, cerco di fare le stradine il più leggere possibili per evitare il traffico cittadino. Adesso sto costeggiando il Garda, che è qua on my left, e andiamo a velocità di crociera, penso intorno ai 20 km/h, 39-17. Temperatura non arriva a 10 gradi, però si sta abbastanza bene. Poi muoversi comunque ci si riscalda. Sta uscendo anche un po' di sole, molto timido, però ci accompagna. Comunque fa il suo sporco lavoro. Veramente una tristezza, non c'è in giro praticamente un'anima. Non pensavo neanche io di trovare tutto sto deserto, ma stiamo rientrando ancora in zona rossa e la gente sarà ad affollare sicuramente i centri commerciali o i grossi supermercati per fare scorte, non si sa per che cosa. Comunque Brescia purtroppo rimane sempre molto bella, sempre molto affascinante, ma gira pochissima gente. Pochissima gente, ahimè. Eccoci qua, questa è la via dei musei. Qui c'è l'ingresso da Santa Giulia, famosissimo museo della città di Brescia. Sono appena leggermente in salita e si fa sentire pure, maledetta. Bellissimo tempio capitolino, magnifico. Chi. Allora adesso da piazzale Arnaldo mi ficco in piazzale Tebaldo Brusato e vado in via Musei, nella bellissima via Musei. Ecco, piazzale Arnaldo,
molto sobrio. Ecco, anche oggi la mia tribulata l'ho fatta, no dai, sono contento, ho fatto un'ora e mezza, più o meno, non so quanti chilometri, penso una 20-25. Dopo anni, penso, ho rivisto il centro di Brescia, perché tra un lockdown e un altro chiaramente non si poteva andare, e visto che lunedì ci risiamo ancora dentro, ne ho approfittato, però vabbè. È stato un bel giro, ho smosso un po' il sangue nelle gambe, il che ne avevo anche parecchio bisogno. Dobbiamo assolutamente replicare il tutto. Molto bene, buon weekend, buon re-lockdown e ci vediamo al prossimo video. Buona domenica!